Non ci sarà la stessa cornice di pubblico della scorsa partita, ma la posta in palio è sempre da brividi. Il Tormarancia deve rialzarsi dopo la sconfitta con la Lazio. Dall'altra parte, però, c'è la terza forza del campionato, un Atletico Garra che vuole insidiare la seconda posizione. Benvenuti a Sport City per la tredicesima di Serie A2. Che modo raccoglie il Tormarancia, può andare ora con Palombi. C'è spazio alla conclusione. Fantastico l'intervento del portiere. Contrasti su contrasti in questa fase della partita. Palombi è eccezionale a recuperare un pallone. Il destro piazzato al decimo minuto per il vantaggio del Tormarancia. Ministro ci prova ora l'Atletico Garra. Ottimo il pallone per Saraz. Prova a girarsi la traversa. La palla rimane lì. E va fuori. Poi ancora un doppio rimpallo. C'è spazio per Palombi. Ci ha abituato a tutto. La conclusione. Questa volta Paravita. A cercare Saraz che riesce a proteggere benissimo. A servire Cuscuna. Ci prova dalla distanza. Palla che finisce fuori. Capocannoniere del campionato Palombi con 18 gol. Ci prova anche da questa distanza in porta. Direttamente finisce alto il tiro. Pallone raccolto dal centrocampo. Ancora Salvetto dalla lunga distanza. Finisce fuori il tiro però. Direzione del pallone. Si gira ancora il numero 7 in maglia bianca. Punta l'area di rigore. Passi. Doppio passo al centro sul secondo palo. Mastro Santi. Al 28° minuto. Raddoppio Tormarancia. Difficile, in qualche modo riesce ad andare via molto bene Provenzano. Ancora una finta. Palombi dalla lunga distanza. È un capolavoro incredibile. 19 gol stagionali per il capocannoniere della Serie A2. Poi può ripartire da dietro. La manovra dei ragazzi in maglia bianca. C'è spazio ancora sulla destra. La progressione, il cross basso sul secondo palo. Mastro Santi, 4-0. Ruano è lui a battere sempre i calci d'angolo. Fuori il pallone, rimane la conclusione dalla distanza per il gol che vale il 4-1. È stato Sanchez. Prova a coordinarsi, viene chiuso Palombi, straordinario anche in fase difensiva per il contropiede, 3 contro 1, pallone girato sulla destra, opportunità per l'italiano, pallone che viene deviato poi sul tap-in italiano per il 5-1. Poi in qualche modo riesce anche a recuperare il pallone Palombi, arbitro che decreta la fine del match, il Tormarancia riscatta la sconfitta con la Lazio, mentre per l'Atletico Garra niente sorpasso.